Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo ultimo fine settimana di settembre, domenica 27 settembre 2020. Siamo alle 7:30 del mattino, come se che andasse il gallo un po' più tardi. Allora, innanzitutto vi ricordo, andate a recuperare il video del Benevento, il video dei pronostici di Clash of Champions. Poi, prima di parlare di Inter-Fiorentina, vi ricordo, seguite, credo che anche oggi ci sarà la diretta del rinnovamento dello Spirito Santo sul canale ufficiale del rinnovamento dello Spirito Santo e su Facebook, sulla pagina ufficiale per l'Alleluia Meeting Web. Io sono qui costretto a casa per da un sostegno a mia madre che sta poco bene, se no sarei andato al gruppo. Bene, allora parliamo di Inter-Fiorentina, partita dal risultato roboante, vince l'Inter 4-3, ma facciamo subito il conto dei gol. Kwame sblocca per gli ospiti subito al terzo, Lautaro Martinez pareggia al 45esimo più 2. Poi autogol di Ceccherini, quindi 2-1 dell'Inter. Poi pareggio della Fiorentina, Castrovilla al 57esimo. Poi 2-3 di Chiesa al 63esimo. Poi i due gol che danno la vittoria, Romero Lukaku all'87esimo e all'89esimo D'Ambrosio. Cambi per l'Inter, Sensi, Hakimi, Vidal, Nainggolan e Sanchez. Per gli ospiti, Borja Valero, Vlahovic, Lirola, Cutrone. In classifica, ovviamente, l'Inter deve recuperare a Benevento la partita mercoledì. E vabbè, l'Inter al momento. Vabbè, non conta tanto la classifica dopo una partita per l'Inter, ottava, ma gli altri faranno la seconda giornata oggi. La Fiorentina, invece, con due partite, una vittoria e una sconfitta, è decima al momento. Ovviamente, guardandoci un po' indietro a ieri, fa senso un po' il doppio KO sia del Toro che della Sampdoria. Quindi chiudo il collegamento ribadendo: l'Inter batte al Meazza di San Siro a Milano 4-3 la Fiorentina. Grazie a tutti. E inoltre vi dico che se Mick Schumacher vince il campionato di Formula 2 oggi, io faccio il video. Assolutamente faccio il video. Ciao a tutti, ciao.